Guaracino, per tanti lavoratori questo non è un Natale sereno. Assolutamente sì, con grandissimo dispiacere, perché insomma credevamo in un Natale di cambiamento, credevamo in un'inversione di rotta, almeno anche questa classe dirigente politica aveva le soluzioni ad ogni problema in campagna elettorale. La campagna elettorale è finita, la classe dirigente si è insediata e i problemi sono rimasti tutti quanti lì, anzi se possibile stanno aumentando. Beh, in Molise manca un progetto. Mancava prima, manca ancora oggi, evidente. Non possiamo pensare ai consiglieri regionali che fanno spot elettorali tutti i giorni, continuamente. In Molise si dovrebbe fare questo, in Molise si dovrebbe fare questo, fatelo. Benedetto è Dio, oggi che è Natale, fatelo. Cioè, non c'è più tempo per aspettare, fate quello che ritenete sia opportuno per il Molise, per dare una direzione vera però. Invece manca un progetto, non si capisce a che cosa si punta, non si capisce a che cosa si fa. Basta vedere nei settori nostri, nel turismo, nel commercio, ma che cosa si è fatto fino ad ora? Assolutamente niente, così come niente era prima. E la gente continua a perdere l'occupazione. E poi basta vedere anche a livello nazionale, il governo nazionale, appunto, uno delle prime cose parlava delle domeniche, delle aperture festive e delle aperture domenicali, non si è fatto niente nemmeno lì. Quest'anno ancora una volta i centri commerciali, i negozi e i piccoli, ahimè, sono stati aperti, hanno tentato di stare aperti, quindi si sta facendo veramente poco e molto male. Il resto sono le chiacchiere.